e ha sostituito la nostra cultura stratificata storica. In questa discontinuità che è durata 50 anni e si innescava in un mondo di avanguardia che invece ce n'aveva 100, e ci ritroviamo ora e ci ritroviamo in un mondo che è distrutto, cioè da ricostruire tutto, comprese le arti, comprese le architetture, compreso il senso comune. Il senso comune non sa più giudicare un'architettura, una pittura, una musica, e quindi per me ripartire da zero, ripartire da messaggi semplicissimi come quelli che erano al mio esordio, quali mazzo di cipolle, trittico di peperoncini, oppure poi gallina, oppure pollo al curry e anche struzzo al tanduri, dipinti con il tanduri, con il curry, sono stati i miei cavalli di battaglia con i quali ho esordito, provocando il mondo dell'arte, perché venivo da un'altra accademia che era quella dell'architettura, e posizionandomi in un ruolo un po' Forrest Gump. Il mondo non ha capito per una decina d'anni se ero scemo o facevo finta di essere scemo, non l'hanno ancora capito loro, neanch'io, siamo tutti a posto. E gli incauti che mi hanno chiamato qui per partecipare al gruppo avevano questa parete da riempire, in pratica, questa enorme parete a nord, che era una massa termica, che era una sorta di ritardatore dei picchi, serviva per smorzare gli eccessivi calori del giorno e le eccessive punte di freddo della notte. E non potendo, dicono loro, mettere un armadio su quella parete, hanno chiamato me perché ci mettessi una pittura per impedire all'eventuale signora di metterci poi l'armadio. Secondo me è improprio, naturalmente, perché il Papa, quando ha chiamato Michelangelo, c'era un problema d'armadio, c'era un problema di altro. E così loro hanno chiamato me, un po', sono giovani, escono dalla distruzione e quindi anche loro non è che capiscono bene la differenza tra un armadio e un qualcosa che ha un messaggio che vuole essere poetico, più o meno giusto, più o meno riuscito. Pertanto, insomma, fatto questo antefatto, entriamo un po' nello specifico. Vediamo o vedrete un'acciuga che per noi romani si chiama lice, perché abbiamo l'etimo dei latini, mentre invece l'acciuga c'ha l'etimo dei francesi, come usano anche gli spagnoli. No, l'animale è lo stesso, almeno dice Orengo. Cito Nico Orengo nel suo Salto dell'acciuga 1987 in Audi, credo. Lui identifica la lice, la sardina e l'acciuga nello stesso animale, salvo poi la sarda essere diverso, oppure l'acciuga spadone a Napoli è una lice un po' più grande. Però almeno io l'ho chiamata Alice perché sono romano, pertanto Alix Alices è un po' il mio etimo. E vabbè, scusate, pausa. Cazzo lei. Allora, cos'è l'acciuga per me? È un po' la sfida di cui parlavamo prima, di questo essere capaci di ritornare a essere noi stessi, capaci di giudicare come facevano i nostri trisnonni nelle chiesettine di campagna quando andavano a fare la comunione, sapevano leggere gli affreschi che c'erano al muro. Sapevano capire il messaggio della Bibbia attraverso la rappresentazione delle pareti, da secoli e da un paio di millenni. Questa, un po' questo genocidio culturale, questa distruzione, che era un po' anche quella che raccontava Pasolini, era un po' la cosa per cui mi batto. E questo mostro di questo vuoto creato, ho cercato di colmarlo con quest'altro mostro che vedete, cioè che di giorno è una lice, però la notte diventa qualcos'altro. Il mare si illumina, il pesce diventa un'ombra. E vivere con un'ombra di pesce di 10 metri non è più un delfino o una lice, neanche una megattera. Comincia a diventare qualcosa che fa paura, comincia a diventare un mostro marino. E allora riprende le sembianze di tutti i mostri che abbiamo nella memoria, che nascono da Moby Dick, no, arrivano a Moby Dick, ma prima ancora nascono da Giona, nascono dal Leviatano, nascono dalla paura del mostro. Certo. E questo mostro che con un clic diventa mostro, diventa Alice da mettere nel sugo, è un po' il mio gioco narrativo. Pertanto si chiude qui, è un fondo di un materiale fotoluminescente che ha un elettrone sull'orbitale esterno che assorbe energia durante la luce e la restituisce durante il buio. È un impasto di una sabbia di Madrid che abbiamo usato perché non consumassimo CO2 nel Solar Decathlon di Madrid. È un marmo di Carrara perché c'ha anche qui un valore simbolico importante per me, che è quello dell'imperatore Augusto, che arrivò a Roma e trovò una città fatta di intonaco e di travertino e disse: l'ho presa di fango e ve l'ho restituita di marmo, perché nel frattempo aveva scoperto le cave di luni del marmo di Carrara, e questo qui era diventato l'elemento connotatore del suo impero e della romanità di quell'epoca. E ci ho aggiunto anche un marmo, diciamo, più autobiografico, che è un marmo che prendo in Umbria, che trovo tra Assisi, Terni, Perugia, che è sempre un carbonato di calcio, però stavolta anziché essere bianco freddo come se fosse un neon, è un bianco caldo,
E questo evoca un po' la mia natura per metà umbra, perché mia madre è di Perugia, e un po' pure quel mondo un po' del Fraticello, di San Francesco, di un mondo più dolce, più a portata. E questi sono gli ingredienti, il resto sono colla, acqua di Roma e legno che ci hanno fornito i nostri sponsor di Rubner. Grazie, e quando visitate l'Alice, prima di uscire, non mancate di prendere un piccolo segnalibro con un'acciuga che sto facendo per l'occasione. Grazie. La conduttrice non c'è, ho capito.